Divieto di lavori pubblici a fuscaldo per effetto del dissesto finanziario, eppure le opere si fanno. A dirlo il consigliere di minoranza Settimio Trotta, la realizzazione di un muro di contenimento in contrada Cariglio e di alcuni marciapiedi, tutte opere che a detta di Trotta l'amministrazione guidata dal sindaco Gianfranco Ramundo avrebbe potuto avviare solo se domani il TAR dovesse respingere la richiesta di dissesto finanziario, come chiesto nel ricorso presentato dal gruppo di minoranza fuscaldo europea dell'ex primo cittadino Davide Gravina, ma se da Catanzaro arrivasse questo verdetto, allora l'opposizione avrebbe ragione. A Fuscaldo non c'è nessun dissesto. Non potrebbero realizzare niente se non opere di primaria necessità. È stato dichiarato anche da parte loro nel consiglio nel quale hanno dichiarato il dissesto. Noi andiamo a realizzare solo opere di primaria necessità. Si intende se scoppia una fogna o se scoppia una rete idrica. Allora in quel caso possono intervenire. Ma se c'è il dissesto a Fuscaldo, il dissesto deve essere per tutti i cittadini e per tutte le altre opere. Bisogna aspettare prima che il TAR si pronunci e decida se c'è il dissesto o non dissesto. Un'opera importante, a detta di Trotta, il muro in contrada Cariglio, ma che l'ente avrebbe dovuto rimandare. Ce n'era bisogno e era bisogno di essere realizzato, però secondo me si poteva aspettare e non era da realizzare in questo periodo che ci sono tantissime ditte e tantissime aziende che sono allo stremo perché hanno prestato dei servizi, hanno realizzato delle opere nel 2011 e ancora non sono pagate. Infine, Settimio Trotta si è anche lamentato dello stato di abbandono del lungomare di Fuscaldo, già riparato a dicembre, ma di nuovo in cattivo stato. È stato riparato a dicembre e in quel caso hanno detto questi dell'amministrazione che loro sono dei tecnici e che quindi sapevano in che modo intervenire. Noi intanto gli facciamo i complimenti per come sono intervenuti e gli diciamo che siamo qui, se vogliono dei suggerimenti da parte nostra, che non siamo tecnici, ma che di sicuro opere realizzate in questo modo non ne abbiamo mai fatte, non sono mai crollate, quindi se vogliono dei suggerimenti noi siamo qui apposta e siamo veramente contenti di darglieli.